Live Social. Ritrovati a Radio News 24, con Live Social continuano le interviste e le storie dei professionisti in tutta Italia. Bene, passiamo allora al prossimo ospite di oggi. Vorrei dare un caloroso benvenuto all'architetto Giorgia Drovandi. Benvenuta. Grazie, grazie. Ciao a tutti. Grazie a lei di essere qui. Allora, Giorgia non è un semplice architetto, ma bensì un architetto olistico, e quindi oggi ci parlerà di architettura olistica e space cleaning. Vediamo un po' di cosa stiamo parlando. Esattamente. Come tutti quelli che mi conoscono, insomma, ormai sanno che io dico sempre che non c'è nulla di più olistico dell'architettura. Quindi in realtà, mettendo olistica insieme all'architettura, ho solo tirato fuori una qualità intrinseca dell'architettura, perché ormai tutti sappiamo che olos, insomma, vuol dire totale, globale. Per cui una visione olistica è una visione che prende in considerazione la totalità di un sistema, senza ridurre questo sistema in componenti singole analizzate separatamente. Per cui il risultato che noi possiamo avere da un'analisi olistica, quindi di insieme di tutto un sistema, è maggiore, differente dal risultato che possiamo ottenere analizzando le singole prestazioni dei singoli componenti. Mi spiego meglio. Se noi prendiamo ad esempio il corpo umano, che possiamo considerarlo un sistema olistico, e andiamo ad analizzare ad esempio la funzione del cuore separatamente, ha una sua prestazione, ma sappiamo tutti che ad esempio un pensiero può influire sulla prestazione del cuore. Ecco, questa è esattamente la stessa cosa che avviene per le case, per l'architettura. L'architettura è assolutamente influenzata da quello che è l'essere umano e dalla natura. Questi sono tre soggetti inscindibili che si relazionano tra di loro e che si influenzano a vicenda. Per cui in questo senso l'architettura diventa olistica, dove ogni componente, quindi l'essere umano, la natura e l'architettura stessa, collaborano tra di loro e si influenzano tra di loro. Bene, quindi è un sistema, diciamo, globale, un sistema che all'interno dell'architettura comunque va a vedere ogni aspetto, anche quello lì che così possiamo dire che stimola lo spirito, l'animo, attraverso la visione dell'architettura stessa? Esattamente, è molto incentrato sull'uomo, anche sugli effetti che l'architettura produce sull'uomo, sulle sensazioni. Sì, io dico sempre che sì, che ad esempio parliamo di case, no? Ora è un tema assolutamente attuale, visto che la stiamo vivendo in un modo molto eccezionale. Stiamo vivendo appieno la nostra casa, finalmente ce la possiamo godere. Esattamente, esattamente. La casa è lo specchio della persona o delle persone che la vivono, perché noi tiriamo fuori, cioè, la manifestazione dell'esterno poi è quello che abbiamo dentro, per cui certo, il modo in cui sistemiamo la casa, i colori che usiamo, gli oggetti che compriamo, dove li posizioniamo, come e perché, sono esattamente quello che noi abbiamo dentro, per cui nella nostra casa noi possiamo rivedere noi stessi. Bene, quindi le case come specchio dell'anima. Esattamente, esattamente, proprio così. Bene, bene. Una curiosità, quanto dell'architettura olistica, diciamo, raccoglie un po', non so, dei suoi principi dal Feng Shui? Molto, molto, nel senso che io ho iniziato a studiare il Feng Shui e poi dopo Feng Shui, insomma. E ora lo utilizzo come uno strumento base per fare delle analisi quando... Sì, per analizzare un po' gli ambienti, le case, ma anche lo spazio esterno. Ovviamente è uno degli strumenti, perché poi con l'esperienza, insomma, si sensibilizza tutta una parte più sottile. Quindi quando vado negli ambienti mi è abbastanza facile iniziare a capire anche le dinamiche interne, perché questa è abitudine, insomma, poi col tempo si sviluppa proprio la sensibilità in questo. Sicuramente il Feng Shui è uno strumento che utilizzo. Bene, bene, bene. Allora, detto ciò,
Io rimando gli amici in ascolto che sono curiosi di sapere appunto di più sull'architettura olistica, a parlare direttamente con l'architetto Giorgia Drovandi, e vi rimando al sito web www.dharmaarchitettura.com e alla pagina Facebook Dharma Architettura Olistica. Ovviamente potete anche scrivere alla mail dro@dharmaarchitettura.com. Architetto Drovandi, grazie Perfetto. Mille per essere stata qui con me oggi, grazie di averci parlato dell'architettura olistica e dei benefici che si possono trarre appunto dal riconoscere nella propria casa, nella propria stanza, il proprio animo, e magari poterlo anche correggere quello che non ci piace. Magari ci sarà una parte della nostra casa che non ci piace particolarmente, magari una parte di noi che non ci piace. Esattamente, proprio così. Benissimo, grazie mille. Grazie a te, a presto. Grazie. A presto, salve. E Radio Social, Radio Live Social ritorna fra pochissimo. Restate con noi. Live Social.